Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori siamo su Clash Royale per andare a fare tre battaglie insieme per prendere i bauli da sbloccare. Signori, abbiamo già completato un altro baule del clan, quindi signori se questo video dovesse andare bene e riuscissimo a completare la corona, il baule della corona, penso non ci saranno grosse difficoltà, ragazzi. Vi aprirò baule della corona e baule del clan, quindi non sarà un grande chest opening, ma comunque abbiamo due casse da aprire. Ragazzi, non perdiamo tempo e cominciamo subito a trovare il primo avversario. Eccoci qua, ragazzi, siamo contro Saedreza. Buona fortuna, amico mio. Speriamo che non sei un infamozzo di quelli che dicono buona fortuna e poi se la pelano totalmente a random. Ok, allora vediamo un pochino come comincia la situazione. Lui è arrivato al massimo di Elisir, ma ancora non sta mettendo carte. Va bene, gli togliamo subito. Abbiamo fatto la stessa identica cosa, ragazzi, ma va bene. Ok, allora domatore abbastanza basso per il nostro avversario. Quindi glielo andiamo. No, i barbari scelti, che due palle. Che due palle, raga. Li odio veramente. È odio puro e puro. Odio puro, raga. I barbari scelti mi stanno sulle palle. Non c'è niente da fare. Ok, glieli abbiamo tolti. Di qua ci siamo. Prendo qualche colpo. Non mi interessa. Va bene così. Allora, probabilmente questo è uno di quelli che quando vincono sfottono perché sta parlando un po' troppo. Abbiamo un chiacchierone, ragazzi. Questi qui sono i chiacchieroni. Dunque. Dobbiamo stare attenti ai barbari scelti perché comunque se ci pigliano di sorpresa possono ancora fare del grande danno anche se sono stati depotenziati, quindi teniamo l'elisir il più alto possibile. Dunque abbiamo il nostro. Ok, ci stiamo dentro, ci stiamo dentro. Perfetto, lui ha messo i barbarozzi scelti, andiamo qua, andiamo con lui e noi qua ci siamo ragazzi, non dovremmo avere grosse difficoltà. Andiamo con un tronchetto della felicità anche se non poteva non servire. E voilà, e lui ancora si arrabbia. Arrabbiati quanto vuoi, ragazzo, ma ormai i barbari scelti, raga, non sono più carta da utilizzare. Non sono più carta da utilizzare. Noi ripartiamo l'attacco da questa parte, dando un colpetto al suo ultimo goblin. E vediamo un pochino di andargli a fare un po' di danno dalla parte opposta. Ok, lui c'ha anche la torre infernale. Quindi buono a sapersi. Giù la torre infernale. Vediamo un po' se riusciamo a colpirgli la torre col nostro moschettiere all'otto. Riusciamo a colpirgli la torre col moschettiere all'otto. E l'avversario quitta. Signori, e ci portiamo a casa la prima partita così veramente molto molto easy. Avevamo un chiacchierone, ragazzi, ma i chiacchieroni si sa, sono tutto fumo e niente arrosto. Appena sentono odore di sconfitta, scappano via come polli impauriti. Quindi ci andiamo a prendere molto molto easy la torre centrale del nostro avversario e noi, ragazzi, abbiamo completato così la nostra partita, la nostra prima partita di questo video molto molto semplice. Semplicemente, ecco qua. Eccoci qua ragazzi, tornati, tre corone per noi. Come avete visto abbiamo già completato il baule della corona senza alcuna difficoltà, quindi alla fine di questo video andremo ad aprire le due casse. Andiamo avanti con il prossimo avversario. Eccoci qua signori, vediamo un pochino, gli diciamo buona fortuna anche se dal nome mi sa che ci aprirà leggermente il deretano. Dunque, innanzitutto dobbiamo sempre partire dal retro per vedere se c'ha i barbari scelti. Purtroppo ho messo male il cavaliere, lo volevo sulla destra, ma va bene lo stesso, tanto lui ci ha messo il gigante da questa parte qua, molto molto bene. Dunque, teniamo indietro le carte perché il gigante deve arrivare a portata di torre, se no ci fanno del male. Dunque, ok, ho capito il tipo di deck. Purtroppo, ed è un deck che soffro abbastanza. Quindi ci andiamo a mettere il nostro minatore qui dietro per andargli a dare fastidio alle carte da danno. Perfetto, il mago è giù. Molto bene, gli andiamo a togliere lui, magari possibilmente senza farci colpire le nostre carte da danno. Mettiamo una princess da questo lato. Ok, ci abbiamo pronta anche la scarica. Vediamo un po' se serve. Sì, serve assolutamente. Giù la sua torre infernale e cominciamo a portargli un pochino di danno. Naturalmente sono pochi perché ci ha bersagliato subito purtroppo il nostro moschettiere, ma va bene così ragazzi, dai, va bene così. Sembra che non ha i barbari scelti, ancora è tutto da vedere, ma sembra che non li ha. Ok, ci pigliamo un hit sul moschettiere, sì, soltanto una. Ok, qua ragazzi per forza dobbiamo andare a mettere il nostro maghetto di ghiaccio e anche lui perché sennò ci fa del male. Abbiamo dovuto ragazzi, volevo ripartire alla carica dall'altra parte insieme al moschettiere con il domatore, ma non ho fatto in tempo, ho dovuto assolutamente mettere quelle carte per difendermi. Ok, molto molto bene intanto.
Allora, lui penso voglia fare la stessa identica cosa di prima, anche se ha visto che non funziona, ma mi sa che la vuole rifare. Quindi mettiamo una princess qui in mezzo nel dubbio, che va molto molto bene. Andiamo a distrarre lui. Eccolo là con i barbarozzi scelti, ragazzi. Sempre non c'è verso di andare a far togliere questa carta agli avversari. Purtroppo ovviamente è riuscito a pigliarci la torre, perché ci ha preso veramente molto 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 di sorpresa. Dobbiamo assolutamente rimediare, ragazzi, dobbiamo assolutamente rimediare. Quindi ora andiamo con lui, andiamo con lui e andiamo con lei. Ok, tiriamo giù assolutamente quell'orda. Speriamo che non sia uno di quei camper che una volta presa una torre non si muovono più, altrimenti non riusciamo più a combinare niente. Vediamo di difendere. Merda, raga, no 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 no, i barbarozzi scelti no, però basta questi barbarozzi, avete rotto le palle, avete rotto le palle. Ok, i barbarozzi scelti dovrebbero essere giù in teoria. Andiamo a bloccare il suo stregone. Insomma, perfetto, mica tanto, ma comunque gli abbiamo portato buon danno. Gli abbiamo portato buon danno, abbiamo anche un piccolo vantaggio. Qui ci andiamo a mettere una scarichetta, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a prendergli direttamente a questo turno la torre. Vediamo un po'. E noi, ragazzi, ci portiamo, mi sa, a casa la seconda partita. Non vorrei dire, non vorrei fare previsioni azzardate, ma signori, ci siamo portati a casa la seconda partita. Molto, molto bene. Mamma mia, ragazzi, ci ha preso un po' alla sprovvista con i suoi barbarozzi scelti, ma fortunatamente adesso sono diventata una carta abbastanza counterabile dal nostro deck, perché questo deck, ragazzi, io sto facendo questo episodio proprio per mostrarvi la potenza di questo deck, è veramente assurda. Mi trovo davvero benissimo, è un deck molto molto rapido, ci sono deck più rapidi, lo so, ma non con la stessa potenza. Quindi signori, non perdiamo tempo, scusatemi, ho sbagliato e... aspettate che dono i barbarozzi scelti. Ok, andiamoci a fare l'ultima delle tre battaglie, dopodiché andremo ad aprire le due casse del clan. Ok ragazzi, un buona fortuna come sempre e vediamo se riusciamo a fare il triplete, ragazzi. La vedo durissima perché penso che ora il gioco ci farà del male veramente fisico, ma non importa, vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare. Intanto Fornace che ci spara i pisellini lì al 10 non mi piace per nulla, per nulla ragazzi, per nulla. Ok, c'ha anche i barbari scelti molto probabilmente, perché quando mettono il golem di ghiaccio, eccolo là, perché ragazzi ormai ragazzi i deck sono veramente una cosa troppo troppo scontata. Andiamo a counterare il tutto, perfetto così, e noi siamo a posto, siamo in bolla, ragazzi. Non riusciamo a portare danno molto probabilmente, ma non ci interessa. Ok, intanto ecco una carta che non si vede spesso, il maghetto elettrico. Perfetto raga, ce lo portiamo a casa anche lui, molto molto bene. Adesso ci andiamo a mettere il nostro minatore qui sulla sinistra e vediamo un po' se... no, ancora con sto coso di ghiaccio. Ah, sto golem, ragazzi, mamma mia. Ok, vai vai, sparate i patatini. Niente da fare raga, qua ci ha fatto del male, qua ci ha fatto del male, lo ammetto. È stato molto molto bravo il nostro avversario, è stato veramente in gamba a fare quella mossa. Molto molto bene, comunque la situazione è abbastanza sotto controllo per il momento. Vediamo un pochino, dobbiamo stare attento perché c'ha i barbarozzi scelti. Quindi teniamo alto l'elisir, ragazzi. La strategia contro i barbari scelti per me è questa, semplicemente tenere alto l'elisir. Ok, noi partiamo di qua con la difesa. Molto bene, andiamo di qua per difenderci dallo stregone elettrico. Vai vai vai, perfetto, con un paio di colpi ragazzi va giù alla grandissima. Purtroppo è riuscito a tirarci dei colpi sulla torre, merda. Speravo che andavano sul maghetto elettrico e invece non c'è stato verso. Ok, è veramente bravo questo avversario, ragazzi, veramente i miei complimenti a questo avversario. Ci sta dando proprio del filo da torcere. Questa, ragazzi, non so se riusciamo a portarcela a casa, però vabbè raga, non si può, possono vincere tutte, si sa, Royal è fatto così. Ok, c'ha anche la tronco contro la nostra princess, maledizione raga, maledizione. Sto deck qua ci darà dei grossi problemi, dei grossi problemi. Andiamo con il minatore, magari prima che la princess ci piglia di mira le truppe. Ah, maledizione, dai, giù con la fornace, giù con la fornace. Ok, lui ha messo i barbarozzi scelti, noi ci andiamo con una tronco, dopodiché cavaliere e siamo a posto. Purtroppo c'ha le princess ovunque e quindi raga, questa partita la vedo veramente tragica, la vedo tragicissima. Ok, giù le sue princess,
penso di avercela fatta, ok? Andiamo con un domatore. Ora ragazzi, o riusciamo a ribaltare la situazione adesso con il doppio Lisir, o purtroppo questa partita non sa da fare. Andiamo a difenderci da loro assolutamente, ok? Andiamo ad utilizzare una tronco, visto che c'è anche lo stregone di ghiaccio maledetto che ci mette la princess, infame pezzaccio, non va bene, sì che va bene così raga, va bene, dai che ce la facciamo a difenderci, ce la facciamo, ok? Dobbiamo prenderlo un po' alla sprovvista, perché sennò qui niente. Ancora quella cavolo di fornace, raga, quella carta è stata la rovina di questa partita, maledizione, la rovina di questa partita. Ok, andiamoci a difendere il meglio che possiamo, perfetto. Non ci sono ancora i barbarozzi scelti in campo, quindi mi tengo il mio mago di ghiaccio, ragazzi, che è una carta veramente essenziale per difendersi dai barbari scelti. Lui ci riva ancora con la fornace, raga, forse riusciamo a portarci a casa un pareggio. A questo punto spero nel pareggio, non posso sperare in altro, perché la vittoria la vedo veramente impossibile in questa partita. Andiamo a togliere queste carte che danno troppo fastidio, e noi ragazzi ci siamo portati a casa il pareggio, perfetto. Perfetto! Rieccoci tornati a casa, non siamo riusciti a prendere tre bauli, ma ne abbiamo fatto due vittorie e un pareggio, quindi molto bene questa sessione. Ragazzi, a noi non ci resta altro da fare che andare ad aprire la Crown Chest e il baule del clan, è il nostro quarto baule del clan insieme. Cominciamo subito con la Crown Chest e vediamo un pochino che cosa contiene. 579 di oro che vanno molto bene, 2 gemme, 13 giganti royal, 16 tesla, 40 mortai, 7 mega sgherro. Mamma mia che schifo, non c'è verso di trovare scarica e cavaliere, non c'è verso, porca vacca. Ok ragazzi, a questo punto andiamoci ad aprire il nostro baule del clan, vediamo un po'. 1620 di oro, molto bene, 2 goblin cerbottanieri, 21 barbari scelti, vabbè li dono ragazzi, a questo punto penso che li dono, ma comunque sono ancora una buona carta, come avete visto, se si riesce a prendere alla sprovvista l'avversario fanno ancora i grandi danni. 75 goblin lancieri, goblin di terra 119, andiamo con 2 pecca signori, e ultima carta 25 fornaci. Ma dammi il domatore, dammi il moschettiere, non c'è verso ragazzi di trovare le carte che si usano. Non importa ragazzi, comunque un buon video, una buona partita. Io signori spero tanto che questo nuovo video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto like, commento, condivisione. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo, qui da Brutal e Clash Royale è tutto, bella raga!